Buonasera, buonasera Piazza Tasso, qua siamo nei pressi del Bar Ercolano, venite tutti a Sorrento perché al Bar Ercolano ci sono tante belle iniziative, la musica live ogni fine settimana con grandi interpreti della canzone internazionale italiana e napoletana, ma con noi c'è un grande campione, poi ve lo svelerò dopo, Salvatore Bonaparte al secolo. Napoleone, grande stylist. Anche hai fatto i capelli a Giudalla, qualche campione a Bozza, calciatore del Sorrento. Ho fatto i capelli a comandante Laura. Ancora comandante Laura. Lo sheik del bar, ragazzi, io non so come ha fatto ma Salvatore nella corsia amalfitana il luogo segreto è andato a fare i capelli allo sheik del Dubai, però tra i suoi clienti mitico il comandante Achille Lauro, tutti i calciatori del Sorrento della serie B, gli onorevoli, vabbè, alla politica ci interessa un po' di meno. A Cossiga, fatti i capelli a Cossiga? No, a Cossiga no. È così che veniva spesso a Sorrento? Così che è stato un mese. Solo un mese qui, veniva al circolo sorrentino che sta alle nostre spalle. Ma Salvatore, io so che tu sei un grande campione di biliardo, ma il biliardo quello lì italiano? 5 birilli. Con i 5 birilli. Che campionato fai? Campionato, andiamo pure a San Benzano. Quindi potresti anche fare i campionati mondiali e olimpici. Va bene, ma il cliente più difficile è quello lì di martedì mattina. Il cliente più difficile sono io, ovviamente. Bene a Salvatore, Yuri, non puoi dire niente. Yuri Cappiello, Yuri Cappiello è il terzo incomodo. Un grande artista. Del taglio. Dal comandante Lauro allo sheik del Dubai fino ad arrivare ai calciatori del Sorrento, ma ci dovremmo dire, ci facciamo un taglio a Lorenzo Insigne, a Osimhen. Napoli ha comprato Matias Oliveira, terzino del Getafe, oggi è andato un annuncio, ma domani le visite mediche. Abbiamo già scritto sul Positano News. Terzino finalmente dopo dieci anni il terzino Yuri, si è già reso. È andato Yuri. Allora Sorrento un grande spolvero Sorrento, però una cosa la dobbiamo dire. Che dobbiamo dire? Che oggi è stata una giornata un po' triste, perché c'è stato un incidente stradale. Molto serio. E invitiamo tutte le amministrazioni della Presa Sorrentina a fare uno stato generale per la sicurezza e coinvolgere tutte le istituzioni per sensibilizzare poi le scuole e tutti a guidare meglio. Bisogna creare un presupposto, importante. Le riunioni intercomunali servono proprio per tutta la terra, a livello per salvaguardare un evento negativo che è successo stamattina, è una fatalità probabilmente, sicuramente, ma io c'è una novità, oggi non la posso dire io, c'è una novità. Oggi la Penisola non può essere attraversata da tir così imponenti. Ma c'è una novità, probabilmente non è la colpa dell'autista. No, lo so che c'era il motorino che probabilmente ha spinto praticamente la ragazza ed è stata sfortunata, però io credo che la penisola debba creare un sistema nuovo e già ci sono i regolamenti. In realtà i tir dovrebbero viaggiare da mezzanotte alle 6 del mattino. E quindi andiamo poi ad approfondire tutte queste problematiche. Ad attuarla questa situazione perché il traffico è veramente congestionato. Ringrazio Salvatore, ringrazio Yuri, ma questi sono problemi che devono affrontare le istituzioni della politica. Speriamo bene, dai. Ciao, buonasera a tutti.